Gara di Padova, sabato si va per una trasferta impegnativa, una trasferta dove dovete ritrovare il passo dopo la sconfitta col Venezia, magari anche qualche uomo in più, viste le tante assenze. Sì, più che altro dobbiamo cercare di ritrovare i punti, di riprendere quello che abbiamo perso col Venezia e dare comunque continuità di prestazione. E poi sì, se riusciamo a trovare qualche uomo in più, però anche quelli che siamo non è un problema. Per te è una stagione di rilancio, dopo alcune difficili hai guadagnato il posto e poi te lo stai tenendo stretto. Sì, l'anno scorso è stato un anno difficile. Sotto tanti punti di vista, ma penso a quest'anno, penso sì che è una stagione di rilancio e spero di giocare il più possibile. Ovviamente immaginiamoci sprassi, ma pensavi di riuscire subito a riconquistarti un posto così da titolare dopo che già da qualche anno avevi dimostrato di esserti affacciato già in Serie B alla prima squadra, poi qualche prestito qua e là e lo scorso anno appunto, come hai detto tu, difficile. Sì, speravo l'anno scorso di fare qualche presenza in più, ma sono state scelte tecniche, non è un problema. Pensiamo solo a quest'anno, soprattutto a cercare di fare un buon campionato adesso. Come hai visto la squadra in questo periodo, con tanta assenza, sicuramente la voglia di fare c'è, è chiaro che con giocatori, con avversari come il Venezia è più difficile, contro il Padova sarà abbastanza difficile ugualmente, una squadra che arriva da due vittorie consecutive e si è rilanciata proprio nell'ultimo periodo. Sì, come dici te, sarà difficile, più che altro perché loro vengono anche da due vittorie consecutive. Però noi comunque abbiamo sempre dimostrato nelle ultime partite di non temere nessuno, l'abbiamo fatto col Bassano, col Venezia, abbiamo sempre fatto prestazione, pur essendo anche gli avversari più forti, quindi alla fine non temiamo nessuno, non ci sentiamo al di sotto di nessuno. In trasferta più di una volta avete sbagliato l'atteggiamento, l'approccio alla partita, è da lì che si deve ripartire. Sì, qualche volta è successo, però anche già a Lumezzane abbiamo avuto un buon approccio alla partita, abbiamo fatto comunque una buona gara, abbiamo avuto qualche occasione, quindi secondo me siamo sulla strada giusta, non siamo preoccupati di questo. L'avversario che sta vivendo, come detto, il suo miglior momento, due vittorie consecutive, soprattutto in casa, non ha mai perso. Sì, infatti vorremmo essere noi i primi a farli perdere in casa. Però andremo là consapevoli dei nostri mezzi, consapevoli della forza dell'avversario, ma paura di nessuno. Una stagione complicata, almeno in questa fase iniziale, la certezza è che lì di dietro in difesa state andando decisamente bene. Sì, in difesa, come hai detto, tante difficoltà, ma comunque in difesa riusciamo sempre a prendere pochi gol. Se ci sbloccassimo in attacco non sarebbe male, già comunque col Venezia ci siamo riusciti a sbloccare facendo gol, quindi penso di essere tranquillo, abbastanza tranquillo per Padova.